Ben ritrovati ragazzi qua su Phoenix, siamo arrivati al giorno che secondo me aspettavate tutto, cioè la seduta di test sull'addome. Oggi facciamo un ingresso alla rovescia, cioè parto prima con la telecamera alta e poi andremo nella telecamera bassa perché sarà tutta una ripresa dal basso, perché staremo sdraiati tutto il tempo. Come puoi vedere, te lo faccio vedere subito, ci sono i tappetini, cioè il tappetino per quanto mi riguarda, io utilizzo, te lo consiglio se ti capita di dover fare un acquisto. Questi sono quelli nati per lo yoga, sono quelli più alti, ok? Io ho un problema di una cisti interna sull'osso sacro, è una cosa che so che molti uomini, ma anche qualche donna, ha di questo problema. Con questa soluzione, personalmente, il dolore quando faccio dei movimenti a terra dove tengo appunto il bacino appoggiato, l'ho risolto. Totalmente, mi ha visto farlo anche in Phoenix quando insomma mi dava fastidio facendo il jackknife, che oggi rifaremo, ma rifaremo nella sua versione completa. Poi ora te lo spiego. Allora, come sempre, ti do i riferimenti per poter farti prendere dalla scimmia dell'HIT e l'HIT Building con l'Accademia che sta per ripartire a settembre, con Movers dove puoi trovare tantissimi mesocicli sia di HIT che di cardio HIT, perché sono due cose che possono essere distinte, non è detto che l'HIT sia cardio e non è detto che il cardio non sia HIT, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è anche la segnalazione di una collega, barra studente, barra atleta, che ho avuto l'onore di seguire per un bel po' di tempo. Ti segnalo in quel di Piemonte, ok? Nella provincia di Torino, Giorgia. Giorgia è... allora, lo so che l'ho detto anche di Enrico, lo so che lo dirò magari forse di altri, ma è stata in fondo quella che ha, una di quelle che ha rotto più i coglioni in aula. Scusa Giorgia, però perché voleva capire veramente come applicare sul lavoro l'HIT e lo sta facendo con persone al di fuori di ogni sospetto, cioè persone normalissime. L'HIT, ragazzi, non è soltanto per atleti, è anche per persone normalissime, come dico io, persone normali che fanno cose straordinarie. Infatti stanno avendo tantissimi risultati, sta avendo un enorme successo anche lei con l'HIT che ha provato sulla sua pelle, ha imparato da me, ma anche ha reinterpretato per cavoli suoi. Se siete dalle parti di Torino, sta organizzando dei workout all'aperto molto fighi. Contattate Giorgia, questi sono i suoi recapiti. E vi divertirete tanto. Oggi noi ci divertiamo un po' di meno, diciamoci la verità, perché alla fine andremo via. Oi, 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 oi. Una cosa molto importante: ci sta che molti di voi sono già forti di addome, come me, ma non hanno l'addominale. Ci sta che alcuni esercizi li vediate come fateli tutti. Il test è molto importante. Ok, avere un addome forte non significa avere i cubetti. Questo lo dico anche se mi seguite da un po', dovreste già saperlo, ma avere l'addome forte significa poter poi padroneggiare tantissimi esercizi all'interno di allenamenti HIT, dove la stabilizzazione addominale è il massimo che si debba applicare per poter fare un allenamento proficuo agli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Quindi è estremamente importante l'allenamento dell'addome per questo motivo qua. Poi ovviamente l'addome, se è un po' ipertrofico, si vede bene, ma l'importante è che ci sia una bassa percentuale di grasso corporeo e questo purtroppo è un compito quasi prettamente alimentare della dieta. Quindi se mangiate come delle foche, ma non avete l'addome, probabilmente il motivo è quello. Magari però avete comunque l'addome forte, io ho un addome molto forte, ma non ce l'ho ancora ipertrofico perché ancora sto mettendo a posto tante cose alimentari e serve tempo. Io non ho fretta, non bisogna avere fretta perché è proprio quando smetti di avere fretta che l'acqua della pentola improvvisamente bolle. Questa, vi lascio anche questa come massima del giorno. Dai, andiamo a terra e vediamo gli esercizi per questa nostra seduta di test, che ovviamente riguardano l'addome. Lo alleneremo in tante delle sue funzioni, ma non tutte, ok? Perché? Perché il tempo a nostra disposizione è abbastanza tiranno. Quindi, partiamo con il primo grado di intensità, quello più blando, quello che solitamente io faccio fare alle persone agli inizi, per cominciare a sentire l'addome. Allora, mani sotto al sedere, questo mi permette di avere un controllo sulla stabilità. E faccio il knee raises. Allora, l'obiettivo qua è cercare di alzare
le chiappe dalle mani. Cioè io devo staccare le mani dal sedere. Non basta fare questo perché altrimenti sto soltanto muovendo e neanche allenando lo psoas. Devo alzare un po' perché è questo movimento di flessione di anca che ti porta ad allenare l'addome. Ora se addome alto, addome basso, sono minchiate. Noi concentriamoci sullo stimolo dell'addome. Quindi è questo. I piedi non poggiano mai terra. Su e stacco, su e stacco, su e stacco. Ok? Questo è il primo grado di intensità, quello blando, quello che ci aspettiamo in un mondo perfetto di non fare fail, ma se farai fail non ti preoccupare, segnali, perché è importante segnarli. Poi andiamo ai crunch. I crunch, la curva lombare si deve appiattire a ogni ripetizione. L'obiettivo del crunch è quello, ok? Alzando le spalle, la parte alta della schiena, non soltanto le spalle, alziamo le spalle per avvicinare il petto al pube. Mi devo chiudere. Mentre mi chiudo, appiattisco la curva lombare. L'obiettivo del crunch è quello. Mi raccomando, due indicazioni principali. Naso sempre al soffitto. Non chiudere il mento, ok? Una volta, permesso ricordi in bianco e nero, una volta si utilizzava una pallina da tennis qua sotto per non far chiudere il mento alle persone. Ora basta indicarglielo e spero che lo facciano. Seconda indicazione, le mani vanno dietro la nuca e non spingere con le mani la testa. No, ti devi tirare su con l'addome, stai allenando l'addome. Focalizziamoci sullo stimolo dell'addome, ok? Gomiti sempre larghi, non andare a chiudere, non c'è bisogno. Gomiti sempre larghi e dita incrociate. Questo è un crunch fatto bene. Qui, qui, su, vedi, naso sempre al soffitto, non chiudo il mento, gomiti sempre larghi, appiattisco la curva lombare e il crunch è fatto. L'abbiamo fatto anche in altre occasioni, ma rispiegarlo non fa mai male. Frog sit-up, ecco, frog significa tenere le piante dei piedi unite, gambe a farfalla, anche se si dice rana, però le rane stanno così, ok? I talloni vicino alla sala giochi, come la chiamo io, ok? Da qui mi aiuto con le braccia, lo slancio delle braccia, siamo ancora a un grado di intensità abbastanza basso, quindi posso usufruire dello slancio delle braccia, vengo su e tocco davanti, ok? La posizione delle gambe così ci aiuta a non avere il contrappeso della lunghezza della leva dei piedi per poter fare un esercizio per l'addome e basta, escludere l'aiuto anche del contrappeso delle gambe. Posso avere un aiuto delle braccia, ma non delle gambe, perché altrimenti non sto allenando assolutamente niente. Quindi da qua vengo su e tocco. Vengo su e tocco. Un bello slancio, mi raccomando. Se per qualsiasi motivo non ce la fai a tirarti su, segni fail, boom, segno fail, boom, segno fail. No, non ti do una versione più easy, la versione più easy è quella prima. Ok? Cerchiamo di essere puntuali con quello che bisogna fare. Non è una gara a chi ne fa di più, ma è una test per capire quale devo fare e quale dovrai fare a seconda dei risultati, te lo dirò alla fine di questa prima tornata. Leg tuck, ok. Leg tuck, anche questo l'abbiamo fatto in HIIT Hero, sì. Quindi da qua vado in tuck con le gambe. Fare tuck con le gambe significa rannicchiarle verso di te e comincio ad alzare un po' l'intensità. Su, su, su. Quindi mi aiuto con le braccia come ho fatto sul sit-up, perché alla fine è anche un sit-up se vogliamo. Però le gambe le porto indietro cercando di creare il massimo della flessione addominale che riesco a fare in modo da avere uno stimolo molto 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 compatto e forte sull'addome. Flutter kick. Allora, qui dobbiamo stare in hollow position, significa stare così. Quindi l'addome è sempre contratto, è un plank alla rovescia praticamente e le gambe fanno questo.
Quindi faccio una leggera gobba con le gambe, con le, così, ciao amiche, con la schiena, una leggera gobba, mi tiro su come se stessi facendo un crunch, è un crunch statico e faccio questo. A cosa serve? Lo voglio dire perché sugli allenamenti per addominali sento dire talmente tante stronzate che è bene dirlo. Questo movimento qua destabilizza il corpo, io lo devo stabilizzare con l'aiuto delle funzioni di antitorsione addominale mentre compio un'antiestensione stando in statica di crunch. Ok? Se non hai capito niente di quello che ti ho detto, non importa. Però se sei un tecnico, sai perché si fa il flutter kick. Ok? Poi, jackknife. Ok, jackknife è l'ultimo, sarà più tosto. Noi abbiamo fatto il jackknife, ma diciamo friendly, per HIT Hero, che era la prima challenge che abbiamo fatto. Adesso facciamo il jackknife, quello completo, a tre vie. Quindi io devo andare a fare un sit-up, cioè vado su, mi raccomando, ma aiuto con le braccia, non è un problema. Tocco un piede, tocco l'altro e li tocco tutti e due. Uno, su e su. Ok? Ti spaventa? Pazienzona. Versioni più soft di questi? No, sono quelle prima. Ok? Non ci sono alternative, dovete fare questi esercizi, perché altrimenti stiamo perdendo tempo. Io non voglio perdere il tuo tempo, non voglio farti perdere tempo. Voglio che tu faccia un allenamento che a ogni seduta dia i risultati che ci aspettiamo. Dunque, questa prima tornata sono risultati allenanti? Senz'altro sì. Io non credo tu sia uscita dai vecchi test fresca come una rosa o fresco come una rosa. Però è anche vero che quello che ci interessa adesso, è individuare la versione di intensità di un certo esercizio, di un certo gruppo di esercizi, scusami, per poi andare a utilizzare questi dati con l'allenamento vero e proprio, che sarà un MFLT. Poi te lo spiegherò nel video riepilogativo dove utilizzeremo i dati, eccetera, eccetera. Ok? Allora ti ricordo di fare un adeguato warm-up, è indispensabile che tu lo faccia, non mancare l'appuntamento con il warm-up. Io non te le sto mettendo su questi video perché? Perché tra la spiegazione degli esercizi, il warm-up e l'allenamento si farebbero video da 3 ore e nessuno se li calcolerebbe. Se li calcolano poco anche ora, però almeno il warm-up inizia i video col warm-up già fatto. Io metto la schermata nera per chi se l'è scordato, però una schermata nera ai 5 secondi e poi partiamo con l'allenamento. Dai, dai, dai. Anche le oche diventano quaglie. Eccoci ragazzi, l'allenamento vero e proprio, mi raccomando, la schermata nera non la metto soltanto per chissà se andare a fare la pipì o due routine fuori onda, no, la metto per farti fare il riscaldamento se non l'hai fatto, è estremamente importante, smetti di aver fretta, io lo so che ci avete tutti fretta, c'ho poco tempo, mi escono i bambini da scuola, eccetera, eccetera, prenditi il tuo tempo e poi dopo tutto quello che devi fare che ti fa tanta fatica, lo farai con la metà della fatica. Lo so che questo gesto non sembrava metà della fatica, ma sembrava più morte, ma punti di vista. Direi di cominciare, mettiamo la nostra musichetta e partiamo con gli knee raises. Watch it turn it, train it back. Sbagliato musica. Prondi, attendi? Attendi, prondi? Attendi via. 10, 9, 8. 7, 6, 3, 2, 1, vai! Let's go! Gennaio.
Goditi i recuperi. I recuperi brevi arriveranno dopo. Anzi, più che brevi saranno inesistenti. Sono volatili per diabetici. Sono cazzi ameri. 17 secondi. Uff. Ten seconds. Di voce suadente. 2. 1. Let's go. Smoke,
rest. Mi raccomando, naso al soffitto, eh. Hold up. Abituata a questi riposi lunghi. Adesso, eh? Seconds. Pronti, eh? Due.
Let's go. Siamo ai Let Tuck. Aprile. I'm
10 seconds. Let's go.
10 seconds. Let's go. Abbiamo l'ultimo, eh? Leg tack. No, jackknife.
quello completo, prima una, poi l'altra, poi tutte e due. Tra 37 secondi. Io ho paura, sarai a me. Si è capito? Si è capito o non si è capito? Però ci tocca, su. Ten seconds. Let's go. Che sei pazzo. Esaurimento addominaloso. Oh, bravi, 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 bravi. Allora, mi raccomando, affronta questi fail con il massimo della dignità, tipo me, che mi metto a ridere di me stesso, ma non faccio, no, perché, cioè, rendiamoci conto dei nostri limiti. Siamo delle pippe assurde, ma arriva per forza il momento pippa. Dopo tutto questo, cioè, mezz'ora di addominali, non credo le faccia nessuno in nessuna palestra. Allora, ti ricordo le cose principali. Innanzitutto, Giorgia, come ti ho detto. Poi ti ricordo Movers, l'Accademia,
iscriviti a questo canale, metti like, attiva la campanellina, così ogni giorno ti arriva l'avviso che è stato pubblicato un nuovo allenamento. Io non ho più possibilità, come vedi, di articolare parole perché non riesco a spingere sul diaframma per il dolore. Quindi ci vediamo al prossimo test.